La vittoria dell'anno scorso è stata la ciliegina sulla torta, però dobbiamo adesso noi come squadra, come società, dobbiamo essere bravi a portarci dietro l'entusiasmo della vittoria dei playoff, però dobbiamo essere bravi e lucidi nel metterla da parte, perché fra un mese inizia un nuovo campionato e si riparte tutto da zero. Per quanto riguarda i nuovi che sono arrivati, sono tutti giocatori concordati con la società e a fine campionato giustamente siamo seduti a tavolino insieme, abbiamo parlato e penso che abbiamo preso dei giocatori funzionali al nostro modo di giocare e sono sicuro che ci daranno la prossima mano. È normale che l'anno scorso è stata un'annata particolarissima, soprattutto per me che era il primo anno che allenavo. Una stagione vissuta con tantissime difficoltà che poi alla fine hanno portato dei risultati importanti. Mi porterò sicuramente tutto quello che è successo, ma soprattutto nella gestione dello spogliatoio, perché l'anno scorso la gestione che ho fatto io insieme al mio staff è stata importantissima, perché dovevamo gestire una situazione Covid importante, ma con una rosa forte, una rosa a livello numerico ampia. E da quel punto di vista diciamo che siamo stati bravi, io e lo staff, a gestire una cosa del genere, perché adesso si può dire, penso che l'anno scorso l'unica squadra che ha subito un danno, tra virgolette, un danno del genere è stato solo il Pineto, e dopo il risultato che abbiamo raggiunto vuol dire che l'abbiamo superato alla grande. Per quanto riguarda il girone, è normale, no? Il girone sarà sicuramente il girone F, poi un giorno si legge una cosa, un giorno si legge l'altra. Da quello che sappiamo che la San Benedettese parteciperà al campionato di Serie D, penso una piazza come San Benedetto sicuramente farà una squadra che si giocherà, una squadra di valore. Poi sono tutte squadre, quelle dell'anno scorso, come il Notaresco, al Sestare Canatese, non so se ci metteranno il Cinzia Balonga, che ha fatto anche lei una grossa squadra. C'è lo stesso Castelnuovo che si è rinforzato, che davanti ha preso un giocatore come Ripa, che io lo conosco bene, un giocatore che in Serie D non l'ha mai fatto, ma perché ha fatto categorie superiori. E poi, come dico io, ogni anno c'è sempre la sorpresa. Vedi il Matese l'anno scorso, anche lo stesso Castelnuovo che era una neopromossa. Però questo è un campionato equilibratissimo, quindi non ti so dire. Sulla carta ci sono 5-6 squadre che possono vincere, però poi la carta è un conto, il campo è un altro. È normale, noi non ci nascondiamo, siamo una squadra forte. Non ci tiriamo indietro, cercheremo di fare bene. Il nostro obiettivo è quello di continuare il percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso. Poi il campionato di Serie D è un campionato strano. Speriamo che il Covid non ci sia più neanche l'anno prossimo. Speriamo che questo virus sia debellato il prima possibile. Però adesso come adesso il mio obiettivo da allenatore è quello di lavorare bene insieme ai ragazzi in questi giorni di ritiro, perché il ritiro penso sia la parte più importante del campionato e dobbiamo lavorare nel migliore dei modi, cercando di lavorare sia sull'aspetto fisico ma sia sull'aspetto tattico.